Michele Dotti, tu sei un educatore, un formatore. Oggi hai fatto una delle cose più difficili al mondo, parlare dei giovani, la comunicazione nei confronti di quella fascia adolescenziale difficilissima. Come fai a parlare con loro e a farti capire soprattutto? Ma potrei dirti che sono miei coetanei, ma sarebbe una risposta un po', diciamo, simpatica, ma non vera. No, la verità è che io ammiro molto, come dire, ciò che gli adulti disprezzano negli adolescenti, cioè la loro voglia di libertà, il loro rifarsi alle cose essenziali. Cioè, in realtà è vero che sono molto incoerenti, però in realtà quello a cui anelano è ciò che tutti noi abbiamo dimenticato, ma che è ciò per cui vale la pena di vivere. Quindi io ammiro la loro voglia di cambiare, la loro rabbia rispetto alle ingiustizie, l'importanza che danno alle relazioni, l'amicizia, l'amore. Poi noi gli sgridiamo perché stanno chattando, ma scusa, è l'unico modo che hanno, visto che gli abbiamo impedito di uscire, di incontrarsi per paura che le strade non sono più sicure. Loro cercano di recuperare in qualche modo gli spazi di socialità, perché hanno chiaro ciò per cui vale la pena di vivere. Quindi è vero che hanno bisogno di essere appunto educati, nel senso letterale, dal latino ex ducere, cioè tirare fuori il meglio. Purtroppo l'educazione spesso fa l'opposto, cioè anziché tirare fuori, noi abbiamo finito per ribaltare il senso e riempire, mettere dentro nozioni, conoscenze. Ed è per questo che l'educazione è diventata una tortura per gli alunni, per gli insegnanti, per i genitori, per i figli. Ma se ritorniamo a quel senso originario, diventa un piacere, un gioco, una meraviglia. Quindi io veramente non faccio fatica. È chiaro che c'è un lavoro professionale di ricerca sui linguaggi, sulle metafore. Non puoi parlare con un adulto come parli con un adolescente, siamo d'accordo. Però in realtà una volta che si è creata questa sintonia, no? A partire dai valori, dagli obiettivi, anche proprio a livello empatico, dopo a me riesce molto naturale. Quali sono i tuoi punti di riferimento da un punto di vista pedagogico, educativo? Oddio, qua dovrei darti tanti nomi. Dunque, allora, il primo che mi viene in mente è Paulo Freire, un grandissimo educatore rivoluzionario brasiliano che fu, pensa, esiliato dal Brasile ai tempi della dittatura e poi richiamato in patria quando arrivò la democrazia, è fatto addirittura ministro dell'istruzione, cioè dall'esilio al ministero. Non conosco altri casi nella storia. E lui ha dato un contributo sulla pedagogia della non violenza, eccetera, straordinario. Ha vinto anche il premio UNESCO per la pace nell'86. Poi mi piace ricordare, tra l'altro, qui a Bologna, che è la città in cui ho studiato, l'università qui dietro, a Scienze dell'Educazione, il caro Piero Bertolini, che è stato il preside della nostra facoltà, il quale è stato per me un riferimento fondamentale perché mi ha insegnato l'importanza dell'epochè, della sospensione del giudizio. Se giudichi una persona non puoi ascoltarla. E quindi questo è un contributo decisivo. E lui, prima ancora di diventare preside, quando era direttore del carcere minorile Beccaria di Milano, si è permesso il lusso sfrenato di portare dei ragazzi, anche con dei ratti efferati, in montagna, in gita, come degli scout con la tenda, e questi separati dalla libertà soltanto da una zip non hanno approfittato, perché la fiducia nella relazione che avevano creato con lui era talmente forte che nessuno ha tradito. Ti ho dato due nomi, ma ne potrei dire tanti. Mi riaggancio a una tua risposta, sospensione del giudizio. Hai parlato di pregiudizio. A noi pare che il pregiudizio si forma tanto dal modo che abbiamo di parlare, dal Certo. linguaggio che usiamo. Che cosa possiamo fare noi comunicatori per evitare questo? Allora, sì, sono d'accordo, c'è una parola in aramaico che è abracadabra, che noi infatti abbiniamo subito alla magia, no? Deriva dall'aramaico avracadabra, che significa letteralmente io creo come parlo, cioè la parola è creatrice, del resto si dice, no? In principio era il verbo. E quindi dobbiamo fare molta attenzione perché le nostre parole possono aprire spazi di possibilità concrete in positivo e in negativo. Io trovo che l'informazione purtroppo sia viziata nel dare troppo spazio all'albero che cade e mai alla foresta che cresce, e il risultato è che tanti pensano che sia l'intera foresta a cadere, quando in realtà ci sono progressi di cui oggi ho parlato straordinari che però sono invisibili, perché il singolo episodio di malaffare o di violenza assorbe tutto lo spazio nei media. Dovremmo iniziare a ritagliare spazi in cui mostrare anche tutto questo, cioè la bellezza che c'è, l'impegno di milioni di persone che stanno cambiando la storia. Grazie. Grazie a voi, saluto a tutti.